Lazzaro, quando è morto, andò nel seno di Abramo. Che significa andò in paradiso?
di Sicilia. Ciò che non aveva voluto sulla terra per l'ingiustizia dell'uomo. Cosa succede? C'è il Dio in lui. Vedete, qua dice nelle fiamme, perciò l'inferno, no? Una volta si diceva ai bambini, stai zitti, se no, amorando il profumo. Mi ricordo, lui lui è stato proprio allora, bene, ascoltatemi, se non vi distraete. Le fiamme, se voi vedete, anche nei dipinti, anche nella rappresentazione dell'inferno, che non è facile, noi alcune volte ci chiediamo, no, ma come il paradiso, come l'inferno, non ci sono state loro, come il purgatorio. I grandi studiosi, proprio dalla parola di Dio, l'hanno rappresentata in queste fiamme verdi. Cosa significa? È la lontananza di Dio, è la dannazione eterna. Che cos'è allora il paradiso? È la gioia che non ha fine. È l'incontro con quel Dio che ci ha creato. È l'incontro con quel Dio che in Gesù ci ha salvato. È l'incontro con quel Dio Spirito Santo che ci ha glorificato. Penso che nella vita l'abbiamo fatta l'esperienza del paradiso, del purgatorio, dell'inferno. Penso che nella nostra vita abbiamo tutti un po' fatto esperienza di qualche gioia. Immaginate una gioia che è nel profondo del cuore e rimane per tutta l'eternità. Questo è il paradiso. È l'incontro con Dio. Che cos'è l'inferno? Che tutti abbiamo fatto quando abbiamo fatto un'esperienza triste, che veramente ci ha procurato una tristezza che non vedevamo niente se non la sofferenza. Questo è l'inferno, per capirlo nella nostra psicologia. Ma a livello intellettuale non possiamo comprendere, perché rimane un mistero. E allora Lazzaro è nella gloria di Abramo, è nella gloria di cielo. Cosa dice? Manda in dire un po' d'acqua sulla mia lingua, perché queste fiamme mi tormentano. È la lontananza di Dio, è la sofferenza. E allora noi non dobbiamo agire, perché questa è stata tante volte per noi, però noi dobbiamo solo stamattina chiedere al Signore, Signore, illuminaci e aumenta la nostra fede e facci credere veramente che tu sei il Signore e che la nostra vita non finisce su questo cammino terreno, ma esiste una vita nuova che chiamiamo al di là, che chiamiamo vita eterna, che chiamiamo paradiso, dove vivono tutti i nostri cani. E allora c'è questo dialogo così bello, dice lui, dispiace, voi da lì non potete venire a noi. Vedete, perciò le realtà escatologiche della vita eterna hanno questa grande importanza. Quando una persona muore e va all'inferno perché la sua vita è stata tormentata, questo voglio dirvi, no? Voi non dovete pensare che determinate persone, noi a volte siamo, diventiamo giudici, no? Pure qualcuno viene a combinare di danno, non c'è visto sicuramente che è andato in terra. Poi un'altra persona, questo sicuramente è andato in terra. No, 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 perché Dio ha un modo di decidere che è diverso dal nostro. Non so se si spiega. Noi non possiamo sapere perché una persona è vissuta così. Non sappiamo se quella persona apparentemente buona era più cattiva degli altri. Perché noi siamo conosciuti nel nostro intimo solo da Dio e non possiamo giudicare. Quindi il giudizio è solamente di Dio. E quando una persona va lontana, anima dall'amore di Dio, non si può entrare più in quella dimensione di paradiso. Perciò poi il purgatorio. Il purgatorio è questo momento intermedio. Noi perciò preghiamo per le anime dei nostri cari, celebriamo le Eucaristie,
facciamo per il bene in suffragio delle anime dei nostri tanti aggiunti. Perché si fa? Perché dinanzi a Dio, se ci sono delle colpe, la misericordia, la preghiera, le opere di carità, dice la scrittura, cancella il peccato. Perché che volete? Nessuno di noi è perfetto. Tutti abbiamo bisogno di essere perdonati. Perciò la Chiesa, maestra e madre, ci insegna a pregare per le anime dei nostri cari, perché possono raggiungere la gloria del paradiso. E le anime che sono nel purgatorio, attraverso tutto quello che noi possiamo rendere come uomini al nostro Dio, sicuramente raggiungeranno la gloria del paradiso. Le anime invece che sono al cielo, fratelli e sorelle, noi non possiamo fare nulla. Perché si sono dannati? L'altra domenica ricordate, Dio non vuole la morte di un peccatore, ma che si converta e di. Tante volte siamo noi a fare delle scelte. Dio ci ha lasciato liberi. Dio non vuole che noi ci condanniamo, ma tante volte abbiamo una maniera che ci autocondanniamo, perché non viviamo secondo la volontà di Dio. E allora dice Abramo, mi dispiace. Voi non potete venire da noi, noi non possiamo venire da te, non ti possiamo entrare. Ti sei dimenticato quando sulla terra facevi un banchetto in alto, vestito di polvere di Cristo, che sì, pensavo solo a te, non pensavo minimamente. E quante persone ci sono in questo mondo, no? Quando a volte sentiamo che si sperperano milioni di euro per cose scelte, no? Specialmente questi che hanno grande possibilità e poi c'è la povertà che fa paura. In questi tempi i grandi milionari sono proprio sentiti il terremoto, no? Quelli che guadagnano 5 milioni, 10 milioni all'anno, mi sapete che mi riferisco? Non ho visto proprio, ci facciamo una raccolta per il terremoto. Allora, cosa vi devo fare? Usate? Quindi cosa succede? Che non si può andare, non si può entrare in paradiso. E allora cosa c'è ancora? Ancora più bello, no? Dice così, dice proprio Gesù, Signore, siccome c'ho cinque fratelli e stanno facendo la stessa cosa sulla terra, vai, manda l'angelo, fammi convertire, perché non voglio che anche loro, che bello, no? Questo è il tempo. E Abramo ancora una volta dice non c'è bisogno. Questa cosa significa? Quante volte anche noi abbiamo detto, no? Ma di là non viene mai nessuno come pensato, no? Dice, ma esistono sul cuore di no? Chi ha detto che non è voi avete visto qualcuno? Poi ci stanno lì a cappa fantasma, no? Voi ti credete che ha una capire in mosca. Proprio una cosa in che ho visto quelle che fanno sulle le anime dell'antica. E anche con questa gente che è chiaro il nostro, proprio il nostro, chi vede gli angeli, chi vede le ombre, voi vedete qualcosa, io non vedo proprio niente, perché sono diavoletti da bambini, tante volte, ma diavoletti vive, vivi, non morti. Non banalizziamo le cose belle, il regno di Dio esiste, il paradiso esiste, noi ci crediamo, perciò siamo cristiani, perciò Gesù è morto in croce. Com'è, quanto sarà e in che modo è, questo non riusciremo mai a capire, perché è un mistero. Perciò noi dobbiamo chiedere al Signore come la nostra fiducia in te. E quando tu cresci in noi la fede, tanto più noi viviamo da cristiani. E allora ancora una volta Abramo risponde a ricco e puro, dice no, non c'è bisogno di dire una verità. Adesso capite pure quando diciamo di vedere anche santi, madonne, statue che ridono, che si muovono. Smettiamo con queste cose. Noi non abbiamo bisogno di questo. Noi crediamo alla parola di Dio.
Noi crediamo ai comandamenti. Noi crediamo all'insegnamento della Chiesa. Basta. Se poi succede come è successo, dove la Chiesa mette la firma, no? All'urto è apparsa la Madonna. A Salmo è apparsa la Madonna. A Siracusa è apparsa la Madonna. La Chiesa l'ha detto, noi ci crediamo. Basta. Altre parti, finché la Chiesa non si pronuncia, non c'è bisogno di tutte queste cose. Noi cerchiamo di essere cristiani seri, cerchiamo di vivere il Vangelo, cerchiamo di vivere i comandamenti, cerchiamo di non pensare solo a noi stessi, se la facciamo alla stessa fine che dice lui, che quando andremo dinanzi al Signore, il Signore ci chiederà, ma che cosa vuoi? Via via, lontani da me, maledetti nel fuoco eterno. Ma questo non si deve mettere paura, si deve mettere coscienza, perché la fede non è timore, la fede non è paura, la fede è per persone intelligenti che vogliono vivere un'esperienza bella della vita, un'esperienza di amore, di comunione, di misericordia, di perdono. E non è che dobbiamo vivere con la paura. Già di 1000 anni qua si mette qua la parola della fede di Gesù, stanno sbagliando. È chiaro? L'incontro con Gesù deve liberarci, deve essere una cosa bella, deve portarci serenità, pace. Se uno va in chiesa, se uno frequenta, se uno ammette, se uno vuole vedere dal cielo e ha dentro di sé tanto timore, tanta paura, c'è qualcosa che non va. Dio ci dice. Perciò dice, non legatevi alle cose di questa terra. E allora Abramo dice a Dio per noi, hanno già a chi devono ascoltare. Quando dice i profeti e Mosè, cosa significa? I profeti, cioè la parola di Dio. Mosè, i 10 comandamenti. Fratelli e sorelle, noi molto facciamo la fede, la vediamo troppo complicata. Perché? Perché siamo presi dalle nostre cose. Ma seguire Cristo da gioia, da pace, da serenità. Siamo nel cimitero. Ognuno di noi si porta nel suo cuore il dispiacere, il dolore, la sofferenza per la morte dei propri cari. Per ciò che dobbiamo fare. Per porre un lumino, un fiume, per pregare, per celebrare la Cristo. E questo mette con i nostri cari una corrispondenza intima, dice il grande poeta, una corrispondenza di amorosi sensi, dove entriamo in comunione. Questa è la comunione che noi facciamo nel momento dell'Eucaristia tra noi che siamo la Chiesa terrena e la Chiesa celeste. Si stabilisce un rapporto di amore, di comunione. In ogni mese, a un certo punto, come vi disse Gesù, e ora, insieme agli angeli santi, cantiamo. Santo, santo, benedetto colui che viene nel nome del Signore, o santo nell'alto del cielo. Gli studiosi cosa dicono? Proprio in quel momento della messa, si stabilisce una profonda comunione tra noi e le anime dei nostri cari. Perché quel pane e quel vino che tra poco sarà presentato all'altare, cosa sarà? Il corpo e il sangue di Gesù. Quel Gesù che ancora una volta si offre sulla croce. Perché cosa? Per la nostra salvezza, per la nostra pace. Perciò abbiamo bisogno in questo mondo un po' di serenità, un po' di amore, di comunione, di perdono, di misericordia, un po' di carità. E allora dice Abramo, devono ascoltare i profeti, cioè la parola di Dio, Mosè, i comandamenti, l'insegnamento della Chiesa, la vita sacramentale. Quindi non abbiamo bisogno di avere qualche visione. A volte pure noi cristiani cattolici, no? Pure alcuni praticanti vanno alla ricerca di queste cose.
rotina con questa nuova subito si fa di nuovo e devozione. Questo non è fede. La fede è vivere il Vangelo. La fede è mettere in pratica i comandamenti. La fede è non pensare solo a noi stessi, ma pensare anche a te. Oggi Gesù ce lo può. Così nella prima lettura il profeta Amoso vi rimprovera i ricchi e nella seconda lettura Paolo scrivendo a Timoteo lo dice: tu non agire così, ma senti l'amore, perché possa tu aggiungere che cosa? La vita eterna. Vi siete mai chiesti il compunto se non voi, dopo di figliare l'amore, no? Ma secondo le cose che sapete sono troppo assai, no? Troppe belle, ecco, ma troppo vicino. E allora dobbiamo veramente chiedere al Signore questa grazia. Vi siete mai chiesti perché noi abbiamo in chiesa? Perché viviamo la fede cristiana? Perché ci comportiamo in certo modo? Ve lo siete mai chiesto? Perché crediamo che un giorno il Signore ci ricompenserà di quello che abbiamo fatto. E se non viviamo secondo questo, la nostra fede cosa ci insegna? Che non saremo ricompensati, perché abbiamo pensato a noi. Molto noi facciamo certe cose e non ci chiediamo il perché. Perché vogliamo vivere bene su questa terra e un giorno, se il Signore lo vorrà, possiamo rincontrarci. Nel credo lo diciamo, credo nella vita eterna, credo nella risurrezione dei morti, credo nel Signore che verrà. Noi ci incontreremo, quando, dove, in che modo, non lo sappiamo, ma noi ci incontreremo. Non più però state attenti nei legami terreni. Dice, ma incontrerò mio figlio? Certo. Incontrerò mia madre, mio marito, mia moglie, certo. In che modo? Sarà così grande la gioia del regno di Dio che i legami terreni non ci saranno, se non che parla di soi. Immaginate di trovare cose pure all'adulto, no? O trovare un'altra, povero cristiano. Ma ci incontreremo in una maniera profonda, bella, dove non ci saranno i legami terreni, non so se riesco a spiegarmi. Infatti, quando Gesù Cristo, ricordate quella donna che i presenti mariti si chiedeva di Sant'Uccello, dice, ma la fine del mondo, dei tempi, no? Si sta Signore sempre scusando sette volte. E a chi sarà? Il marito chi sarà? Lei che ha avuto sette uomini, Gesù come risponde, dice, nel regno di questi cieli non ci sono dei legami umani, ma l'amore di Dio sarà così grande che noi saremo insieme in una gioia che neanche noi siamo a comprendere, perché sarà una gioia immensa, gioia eterna, gioia eterna. E allora, fratelli e sorelle, mentre questo si realizzerà nel tempo della storia, oggi siamo chiamati a vivere da voi, da donne intelligenti, da cristiani seri, che si impegnano, anche se devono prendersi delle responsabilità, anche se dobbiamo fare delle rinunce, anche se dobbiamo un po' comprometterci, perché il mondo di oggi è più uno si fa i fatti suoi. Perciò le cose vanno così, non ci promettiamo niente, ci lamentiamo solo di nascosto. Il cristiano è anche colui che si prende responsabilità della sua vita, dei rapporti interpersonali. Chiediamo a Gesù in questo giorno la grazia. Signore, aumenta la nostra fede e aiutaci a credere che tu sei il Signore. Se tuo figlio è risolto, amen.